torrenti, dei fiumi, noi abbiamo la Zarabaltea, poi passa nei laghi e anche se scorre lentamente, ma anche nei laghi scorre fino ad arrivare al mare. Ma c'è anche un'acqua che scorre in profondità e che noi vediamo di meno. Dove la vediamo l'acqua che scorre in profondità, dove viene fuori? In corrispondenza delle sorgenti. E questa, l'acqua che scorre in sotterraneo, è un'acqua importante perché è l'acqua più pulita, è l'acqua protetta dal terreno, dalle rocce. L'acqua, la superficie spesso può essere inquinata, sappiamo di fiumi, di torrenti inquinati, perché è facile buttarci dentro delle immondizie, per esempio. Mentre l'acqua in sotterraneo, anche se può essere inquinata, è comunque più protetta. Quindi è l'acqua più importante per noi uomini, perché è quella che generalmente arriva ai nostri rubinetti. Il comune di Sogno ha tante sorgenti, una delle più importanti è quella che andiamo a visitare oggi e che si trova lì sopra. E qui abbiamo un modellino di come è fatta quella sorgente. Alle vasche, vicino c'è una cappelletta della Madonna, perché poi c'è tutta una leggenda legata a questa sorgente che vi racconteremo dopo. E poi c'è un canale che la porta verso valle e poi dei tubi che da lì partono, come ci diceva Sandra prima, fino alle fontane e alle vasche da cui poi parte verso i nostri rubinetti. In quest'altro modellino invece abbiamo la ricostruzione di come un po' avviene il movimento dell'acqua in sotterraneo. Come vedete c'è una valle, come ne potete vedere tante qua intorno, e all'inizio, aspetta che vado giù perché da qua non vedo, scusate. Vedete c'è una valle, là in cima parte un torrente, immaginiamo che la sopra ci sia un ghiacciaio che adesso si scioglie e che quindi genera acqua, ecco come state vedendo, all'interno di questa valle. Come abbiamo detto, parte di quest'acqua ruscellerà e finirà nei torrenti e poi nei fiumi e quindi al mare. Invece parte, un'altra parte si infiltrerà all'interno della terra, vedete, del terreno, perché il terreno è poroso, è permeabile, quindi l'acqua riesce a infiltrarsi all'interno. Il terreno è costituito da tanti strati, dopodiché l'acqua, dopo aver percorso un certo tratto all'interno del terreno, riesce in corrispondenza di un'altra sorgente. Da dov'è che però arriva l'acqua? In principio l'acqua arriva dalle precipitazioni. È per questo che è importante, dopo un periodo in cui non piove, sentiamo le mamme e le nonne che dicono mamma mia ci vorrebbe proprio un po' di pioggia, proprio perché la pioggia va di nuovo ad alimentare i ghiacciai, i torrenti e quindi le sorgenti, che sono, come abbiamo detto, l'acqua più importante. Oggi è una giornata importante, penso che si possa chiudere. Sì. Oggi è una giornata importante, perché noi abbiamo capito più o meno come circola l'acqua in sotterraneo, ma il passaggio successivo è che l'acqua è importante e quindi non dobbiamo sprecarla. Adesso vi dirò una cosa che vi stupirà, ma dietro ogni foglio su cui noi scriviamo ci sono 80 litri di acqua, ossia più di 50 bottiglie da 1,5 litri di quelle che noi portiamo sulla tavola. È una quantità grande di acqua, siete d'accordo? 80 litri. Quindi quando noi scriviamo sui fogli, pasticciamo un po', poi lo buttiamo nel cestino, dovete avere ben presente che quelli sono 80 litri di acqua che se ne vanno, perché la carta, per essere prodotta, parte, sappiamo, dall'albero, l'albero va seminato, innaffiato e poi c'è tutta la lavorazione dall'albero fino al foglio che prevede una grossa quantità di acqua. Per esempio per un bicchiere di latte ci vogliono 2500 litri di acqua, perché anche lì ci vuole l'acqua per bagnare i prati, per poi produrre il fieno da dare da mangiare alla mucca che poi produrrà il latte e l'acqua anche che la mucca beve. Sono 2500, quindi quando noi beviamo un bicchiere di latte
o scriviamo su un foglio, dobbiamo sempre tenere presente che dietro c'è tantissima acqua e quindi non dobbiamo assolutamente sprecarla. Adesso continuiamo e andiamo a vedere le vasche in cui si accumula l'acqua della sorgente e la sorgente stessa. Ok?